Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. L'eredità potrebbe essere condotta da Flavio Insinna dopo che per lungo tempo era spuntato il nome di Pino Insegno come suo sostituto, alimentando malumori e maldicenze tra i telespettatori. Dopo settimane di incertezze e voci di corridoio si è spuntato il nome del vecchio conduttore dell'amato programma di Rai 1. A quanto pare la decisione finale dei vertici di Viale Mazzini è ricaduta su Flavio Insinna, al quale è stata affidata ancora una volta la conduzione dell'eredità. La riconferma dell'attore e conduttore sembrerebbe piacere di più al pubblico rispetto all'indiscrezione sulla possibile conduzione di Pino Insegno. Una notizia resa nota in esclusiva dal Corriere, sulle cui colonne è stata riportata la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini, che hanno affidato le redini della trasmissione di Rai 1 a Flavio Insinna, forse anche perché Insegno ha deluso con gli ascolti alla guida del Mercante in Fiera. La Rai ha scelto Flavio Insinna come conduttore dell'eredità. L'appuntamento con la nuova edizione dell'eredità è in programma per gennaio 2024 e si tratta di un colpo di scena inaspettato, dal momento che Insinna era dato ormai in partenza per un'altra rete. Si è parlato di una sua vicinanza con la 7, dando per scontato che Pino Insegno avrebbe condotto il quiz show di Rai 1. Flavio Insinna per Insinna si tratta di una bella soddisfazione, visto che è al timone del popolare programma di Rai 1 dal 2018, prendendola in consegna da grandi nomi della TV. Dal 2002 al 2006 è stato condotto da Amadeus. È stata poi la volta di Carlo Conti con guida AL 2006 al 2018, mentre dal 2014 al 2018 c'è stato un po' lui e un po' Fabrizio Frizzi. Si tratta di una riconferma che è stata apprezzata dal web affezionato all'attore e conduttore, e che da tempo si stava lamentando in vista di un nuovo volto alla guida dello storico programma.